Trovate in diretta altro appuntamento elettorale verso le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio, verso le elezioni e le sfide municipali. Si sceglieranno, sceglieranno i romani 15 minisindaci, siamo nel vivo della campagna elettorale, stasera parliamo del municipio undicesimo, cioè ex quindicesimo, lo dico anche a beneficio di chi ci segue insomma, in tutta Italia sul canale Sky, magari ecco eh, territori come Magliana, eh, Trullo, Portuense, Corviale, Ponte Galeria, insomma un grande territorio anche questo. Eh, ci sono in realtà candidati ben sette esponenti di varie liste, stasera ne abbiamo soltanto cinque, poi vi dirò naturalmente ora chi manca e chi c'è? Chi c'è? Comincio dalla mia destra e saluto Romantino De Luca, candidato per la lista Alfio Marchini Sindaco. Buonasera. Buonasera. Ben trovato a Francesco Smedile, candidato della coalizione di Centrodestra. Buonasera. Buonasera. Le liste, le leggo tutte, il Popolo della Libertà, Cittadini per Roma Alemanno, La Destra Storace, Movimento Unione Italiano, Fratelli d'Italia, Alemanno Sindaco. Ben trovato a Maurizio Veloccia, invece il competitor del Centro Sinistra, Partito Democratico, Lista Civica Marino Sindaco, Sinistra Ecologia e Libertà Convento, Centro Democratico Diritti e Libertà, Verdi Ecologisti, Reti Civiche, Animalisti. Eh, ben trovato anche a Veloccia. Buonasera. 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 Buonasera, invece da questa parte Alessio Marini, candidato del Movimento 5 Stelle, ben trovato. Buonasera a tutti. E ben trovato infine Alessandro Calvo, Casa Pound Italia. Buonasera. C'è ancora una poltrona vuota eh, e in ogni modo in questo momento non abbiamo né Rosaria Maria Corbisiero, candidata di Repubblica Romana per Medici Sindaco e Rifondazione Comunisti Italiani, né Ottavio Pasqualucci che rappresenta una, varie, una serie di liste collegate a eh, Marra Sindaco. Bene, allora io farò un po' il vigile anche stavolta, insomma cercherò di dettare un po' i tempi per dare spazio a, tutto, a tutti come Roma 1 sta facendo in questi giorni e vale per i municipi e vale anche per i 19 addirittura insomma, candidati sindaco. I temi principali di questo territorio dove ha governato fino ad oggi il centrosinistra con Gianni Paris che si candida invece al Consiglio Comunale. Allora comincio però, vi chiedo una presentazione a beneficio dei telespettatori, dei cittadini soprattutto del vostro territorio. Chi è per esempio Romantino De Luca e perché si candida a queste elezioni da presidente del municipio? Io, Romantino De Luca, buonasera a tutti, eh, sono candidato alla presidenza eh, con Alfio Marchini, come diceva lei. Sono uscente vicepresidente del Consiglio del Municipio 15 e vivo la politica nel territorio da circa 12 anni, attivamente eletto sempre nelle file prima di Forza Italia e poi del popolo della libertà. Adesso facciamo questa esperienza e certamente... Cercheremo di, dare, di ottenere il massimo risultato. Allora Francesco Smedile lo conosciamo come esponente, uscente consigliere comunale, anche presidente della Commissione Riforme, però insomma dica lei quello che vuole Smedile Beh, naturalmente. No, è, cioè, poco, da, poco da aggiungere, tanta esperienza fatta nell'amministrazione, però c'è una cosa che molti non sanno è che la mia esperienza amministrativa è iniziata facendo il presidente dell'ottavo municipio tantissimi anni fa ero veramente un giovanotto, quando ancora i presidenti erano sfiduciabili, che era un pochino più complicato, non c'era l'elezione diretta del presidente, quindi un'esperienza che considero molto articolata, molto completa all'interno dell'amministrazione eh, che mi ha consentito di conoscere questa città veramente fino in fondo, dalla periferia al centro. Grazie, veloccia, viene dalle, insomma, dal Consiglio Municipale già, no? No, in realtà io sono, ero il segretario del Partito Democratico del quindicesimo municipio. Ora ah, chiedo 15. scusa allora, subito ho infilato una gaffe. <ride> ho 35 anni, sono un ingegnere nella vita. Eh, eh. Faccio politica da quando avevo 20 anni. Eh, ho fatto parte della segreteria del Partito Democratico di Roma e poi vincendo le primarie diciamo, esatto. adesso mi sono candidato alla presidenza di questo ecco, municipio ecco ricordiamo che per la vostra coalizione siete tutti frutto insomma, delle primarie tranne un municipio, Aspetta. due mi sembra dove non ci sono state le primarie perché insomma si è arrivati alla definizione già al, eh, all'accordo su un candidato grazie, veloce Alessio Marini invece del Movimento 5 Stelle ecco chi è? Salve a tutti, io sono un cittadino in realtà, no, non ho mai fatto politica prima. Mi sono da poco avvicinato a questo mondo e mi ci dedico ovviamente temporaneamente, coerentemente con la filosofia del Movimento 5 Stelle. Non è difficile capire perché tanti cittadini come me hanno deciso di fare questo salto: è perché siamo esasperati dalla malagestione che abbiamo visto in tutti questi anni. Abbiamo, vogliamo prendere in mano la situazione, attivarci come cittadini, partecipare alla gestione della cosa pubblica e portare avanti le vere istanze dei cittadini piuttosto che gli interessi dei partiti o di gruppi economici. E nella vita lavoro in banca da 22 anni e come valore aggiunto posso portare la mia esperienza di viaggiatore, ho passato tantissimo tempo all'estero, ho conosciuto tante realtà diverse e tanti modelli di sviluppo. Ci sono tante idee già sperimentate e collaudate altrove che possono essere applicate qui in Italia e dare frutti veramente buoni. Grazie. Alessandro Calvo. Eh, sì, Alessandro Calvo, ho 46 anni, eh, sono sposato, ho due adolescenti. Eh, vivo e lavoro in undicesimo e mi candido per Casa Pound alla presidenza dell'undicesimo municipio. Eh, il nostro è un municipio molto complicato, con disagi sociali ed economici abbastanza evidenti. Esiste un report che ogni anno l'Università Roma 3 elabora per valutare il livello di qualità della vita nei municipi di Roma e l'undicesimo municipio è il quartultimo in questa classifica tra i 20 della vecchia numerazione. Evidentemente questo è abbastanza semplice insomma, verificarlo per chi come me vive in questo municipio, basta fare una passeggiata, provare a portare un cane in una aiuola, portare il bambino a un campo di calcio, provare... a a iscrivere un bambino alla lista eh, degli asili eh, che, eh, dove solo la professionalità e la passione delle maestre mm. eh, contrasta l'abbandono eh, delle strutture, la fatiscenza, basta vedere. I... Aspetti, aspetti, allora okay. facciamo così: no? riparto da lei, facciamo un secondo okay. giro, già un po' lo sta dicendo, sulle priorità che voi pensate siano quelle del territorio da affrontare per prima. Allora riparto all'inverso, proprio da Calvo, due minuti per lei. Sì, le priorità, intanto è da capire che lo stato di questo municipio che è accertato da, da chi ci vive, oltre che questi studi, è di responsabilità della politica, cioè una politica che eh, evidentemente ormai parla solo a se stessa, non comunica con i cittadini, si aggroviglia su eh, situazioni di spartizione di potere, abbiamo visto anche a livello nazionale recentemente il teatrino dell'assegnazione delle, delle commissioni parlamentari. Ecco, noi abbiamo interesse e voglia di proporre la nostra visione. Priorità, c'è cioè sicuramente eh, la situazione del degrado ambientale, del degrado sociale. Eh, la situazione da, da gestire di una cultura eh, lasciata alle iniziative dei privati, c'è una società, eh, un territorio abbandonato dal punto di vista della sicurezza, i cittadini si sentono insicuri, c'è un, un fortissimo disagio dal punto di vista della, del, tema, del, del, del tema della casa. Noi eh, nei nostri territori abbiamo tantissimi immobili, eh, Dell'enti pubblici dove ci sono occupazioni, c'è cioè un disagio abitativo, un'esasperazione un es dal punto di vista abitativo. Insomma, è un, è un eh è un, eh, un municipio dove va un po' rifondato yeah. il rapporto tra ente territoriale e, eh, e, e pubblico e popolo, e popolo che ha bisogno di, di ri, riproporsi di risentirsi popolo di questa città Allora, restiamo invece sul minuto e mezzo perché poi forse è più importante per i cittadini le ricette però qui invece la descrizione no? la fotografia del territorio quali sono le priorità, secondo Marini? Allora, innanzitutto dobbiamo fare una premessa il nostro municipio è un municipio molto composito, cioè ha quartieri di diverso tipo, problemi certo. di diverso tipo e quindi diciamo, bisognerà intervenire differentemente a secondo del, della zona. Eh, posso fare un esempio, nella zona di Marconi eh, c'è il problema della mancanza di verde pubblico, di un eccesso di cemento e viceversa... Ehm... Se ci spostiamo verso per esempio il Trullo e la Magliana, lì abbiamo dei problemi collegati alla salute pubblica: ci sono tantissimi eh, capannoni ancora ricoperti da amianto che si sta sfibrando e che quindi costituisce un pericolo immediato per la salute dei cittadini, nonché eh, l'elettrosmog dovuto ai tralicci dell'alta tensione che attraversano tutta la borgata del Trullo. Questi sono già problemi molto diversi fra loro. E. Mh, ci abbiamo un altro problema che generalmente è considerato un tabù dalla da nostra classe politica è quello degli insediamenti abitativi abusivi mm -hmm. che sono lungo tutta l'asse della Roma Fiumicino, il viadotto della Magliana sì. eccetera, che sono delle baraccopoli inaccettabili. e Se invece ci spostiamo più in campagna, andiamo verso Ponte Galeria, la Valle Galeria, lì abbiamo un problema grosso che è questa volontà di aprire eh, un'altra discarica, quella a Monti dell'Ortaccio che ovviamente creerebbe un impatto ecologico devastante su tutto il nostro municipio, che sembra un po' il municipio diciamo, di serie B, se vogliamo, perché a quanto pare i problemi più grossi e più incresciosi ce li scaricano sempre su di noi e quello è un altro tipo di problema. Poi ci sono quelli di tutti gli altri municipi, dalla... Ecco, mobilità... La fermo però su questo, perché insomma, un certo. minuto e 35, questa è la sua fotografia, quella di veloce, le priorità che immagino i cittadini troveranno poi nel vostro programma, insomma in quello che state dicendo in giro per il territorio. Sì, no, intanto una precisazione, perché io temo che sia stato letto al contrario, diciamo, il lavoro fatto dall'Università Roma 3. Il municipio quindicesimo non è quartultimo, ma è quarto nell'ultimo, nell'ultimo lavoro fatto nel 2012. Ma detto questo, al di là dei numeri, noi abbiamo una priorità enorme che è quella, anzi un'emergenza enorme che è quella della Valle Galeria. Quindi al primo punto noi dobbiamo dire di no e continuare a dire di no e fare in modo che tutti i cittadini e tutte le forze politiche dicano di no all'ipotesi di Monti dell'Ortaccio. Il Municipio su questo ha fatto un lavoro enorme, si è messo contro dei poteri fortissimi, ha acquisito a patrimonio pubblico l'area di Monti dell'Ortaccio. Oggi il Tar, oggi, qualche giorno fa, il Tar ha dato una sospensiva a questa acquisizione e ecco, io inviterei tutti quanti, tutte le istituzioni, insomma in primo luogo il Comune e quindi chi sarà il prossimo sindaco eh, di Roma, a fare in modo che questa sospensiva... Venga in qualche modo contrastata attraverso appunto, un appello al Consiglio di Stato e questo è il primo punto. Il secondo punto è fare quello che era stato progettato nel tempo e quindi riqualificare, per esempio, i nostri quartieri periferici. C'erano stati tantissimi progetti che sono stati bloccati in questi anni. Io penso soltanto a Corviale, ai 23 milioni di euro che erano stati stanziati, era stata progettata una riqualificazione di Corviale e poi per una furia ideologica di, della Polverini, insomma, la Regione Lazio, questi 23 milioni di euro che c'erano sono stati bloccati per tre anni. Quindi non soltanto. La politica deve trovare i soldi anche quando sono pochi, ma la cosa fondamentale è che quando ci sono deve spendere e deve spenderli bene. E poi abbiamo ovviamente anche questioni annose. Penso all'elettrodotto di cui si parlava al trullo. Beh, anche su queste cose il municipio, i governi di centrosinistra avevano progettato delle soluzioni. C'era un progetto, tutti gli articoli 11 che dovevano permettere ad esempio di superare la situazione del turismo ci arriviamo veloce, ci arriviamo Smedile, le sue priorità di 5A, ecco poi magari ripartiamo proprio da, dalla Valle Galenia insomma abbiamo tempo, via, Smedile beh sì, un municipio molto complesso eh, ho una, una brutta sensazione la sensazione è che eh, dobbiamo tutti quanti assumerci le responsabilità ognuno le sue perché l'impressione, e eh, capisco il Movimento 5 Stelle che insomma, arriva oggi, si affaccia e dice no, io non ce ne ho responsabilità e anche Casa Pound. Però, eh, voglio dire, questi sono territori e questa città è stata governata da maggioranze diverse, con articolazioni diverse e con problemi che sono noti a tutti quanti. E il municipio è talmente diverso, io ricordo uno studio del Cresme che si chiamava Cento Città e che parlava della complessità di Roma nel suo, nel suo essere, 100 città non una sola l'undicesimo municipio è l'esempio eclatante di questo, cioè passiamo da appunto Corviale alla, quasi all'agro romano perché si va oltre la Valle Galeria, c'è cioè Piana del Sole Infatti è stata approvata una delibera di giunta i primi che ci seguono in tanti da Piana del Sole ehm. perché abbiamo fatto molte cose insieme, insomma, ottenendo anche per i, Fina i cittadini Fina risultati con le istituzioni. Finalmente, trasmissioni. dopo 15 anni di attesa. Eh, sono dimenticati. Ehm. Sì, dopo 15 anni di attesa è stata approvata la variante di Piana del Sole nei, nei, nei giorni scorsi da, dalla Giunta. Quindi, una, una situazione molto complessa e molto articolata. Sulle quali, ripeto, prendendosi ognuno le proprie responsabilità, ci sono una serie di questioni che hanno una priorità fondamentale. Io userei una parola. Eh, per definire la priorità più importante dell'undicesimo sì? municipio che è l'arrivo di qualità, urbana che, qualità urbana che significa qualità della vita, significa, quali, significa qualità urbana quindi un territorio, di bellezza anche, insomma tutti siete concordi e oggettivamente un territorio eterogeneo, con tante zone differenti tra loro finiamo il giro con De Luca Beh, sulla fotografia no? di quello che esiste e di quello che sono le urgenze un po, po' la realtà, 18 anni... Di governo di centrosinistra nel municipio 11 ex 15, eh, ci consegna un territorio sicuramente un municipio eh, molto degradato sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto ambientale e sotto l'aspetto anche delle risposte sull'offerta dei servizi minimi necessari. Dove, con i servizi minimi, la gente ci si riconosce, eh, si sente di appartenere al territorio e quindi di esserne anche orgoglioso. Quello che credo che manchi oggi, un'anima manca al territorio del municipio 11 X 15. Un territorio, secondo il mio avviso, al contrario di quanto ho ascoltato dal collega mh, candidato eh, eh, fuori controllo, il territorio è fuori controllo. L'emblema, eh, la bandiera, il portabandiera è proprio Malagrotta, Malagrotta, Monti dell'Ortaccio, dove lì c'è la Valle Galeria che sono 30 anni che si parla di inquinamento ambientale da risanare, credo, eh, eh, Francesco mi, potete, mi potrà correggere, dovrebbe essere stato inserito risanamento ambientale anche nel nuovo piano regolatore eh, di Roma. È un territorio quindi governato da 18 anni e lasciato alla mercè, all'abbandono, perché Valle Galeria è un territorio tormentato dall'inquinamento. L'Arpalazio nel 2009 ci ha confermato i dati di che genere di inquinamento c'è nel sottosuolo, ma nell'area la sentiamo anche noi, quindi c'è un inquinamento atmosferico e di sottosuolo. Eh, chiaramente eh, le responsabilità di chi sono? Eh, le responsabilità possono essere soltanto che di, di chi ha governato questo territorio, che addirittura si accorge dopo 18 anni che ci sono chissà quanti decenni che si fanno degli scavi abusivi dove si è eliminata completamente una collinetta, quindi si è cambiato anche il... Eh, il sistema morfologico della, della zona e oggi dopo 18 anni ci rendiamo conto perché i comitati di quartiere che si sono organizzati e hanno denunciato ci siamo accorti che lì c'è un abuso eh, di escavazione eh, non va bene così allora, no, adesso un in inciso, drammatizziamo, nel senso insomma sono temi molto seri, però dice serve un'identità. poi Tra l'altro, è l'unico municipio che ha assunto anche un nome, guardo Smedile, Arvalia, no? è vero, è vero. perché ora succederà in tutti i municipi: cambiata la numerazione, Artefici lo stesso Smedile dovranno farlo tutti. È uno dei pochi che ha preso un nome, però dice manca un'identità proprio perché è talmente diverso. Eh, pochi secondi, poi pochi minuti abbiamo la pubblicità, però ripartiamo da qua. Poi magari ci vi interrompo e vi faccio riprendere per chiudere il giro. Allora, mh, la considerate un'emergenza: un un una cosa molto importante. Mh, I municipi poi non è che hanno in mano il pallino no? di questo della Valle Galeria, dello sviluppo futuro, però certamente eh, sono lì. Sono Possono i primi. Ecco, che cosa farete su questo? Riparto da Smedile stavolta. Guarda, io. Penso che sia talmente articolato. L'altro giorno passeggiavo per Viale Marconi e mi domandavo perché Viale Marconi non può essere come Via Cola di Rienzo. Quando parlavo prima di qualità, parlando per esempio di, di un quartiere specifico, di una zona specifica. E non è Via Cola di Rienzo semplicemente perché non vi è stata, secondo me, un'attenzione un sufficiente dal punto di vista locale. Cioè è una strada commerciale importante. Io invertirei drasticamente la corsia preferenziale degli autobus, perché in questo modo resta praticamente sempre occupata dalla sosta abusiva, sicuramente c'è un problema di abusivismo commerciale importante su Viale Marconi, così come affacciandomi sul, sulle sponde del Tevere è evidente che la cultura dello, sgombe, dello sgombero diciamo così, di insediamenti abusivi, se non è seguita immediatamente da una cultura di utilizzo dei Lungoteveri, esattamente come succede a Ponte Milvio è chiaro che la qualità urbana di Marconi non verrà mai presa in considerazione. Faccio un esempio su Marconi che, che può essere replicato, pure questa questione di Corviale, eh, io ricordo uno studio fatto tantissimi anni fa, perché a Corviale in ogni campagna elettorale, per esempio, vediamo il tema, tanti sindaci, la generazione del Corviale esempio, o il mantenimento di Corviale, no, ogni, ad ogni campagna elettorale... Bisogna che diventiamo un pochino più concreti cioè, Ma lo decideranno i cittadini di Corviale Quale dovrà essere il loro futuro Da un punto di vista urbano, architettonico Vi sono tantissime soluzioni possibili Che devono, come diceva eh, il candidato del Movimento 5 Stelle eh, Della lista Marchini, Marchini, si, meno, si. Come la lista Marchini comi Ricominciando un po' dall'ascolto Perché ho l'impressione che la sinistra sul territorio abbia perso questa dimensione d'ascolto. Io ho incontrato una tua candidata eh, nella lista senza problemi insieme al sindaco. Non perché è candidata con te, non può sottoporre un problema di amianto su un circolo bocciofilo. Sto disperatamente cercando di risolverlo, anche se siamo in campagna elettorale. È allucinante che una segnalazione di quel tipo da parte dell'istituzione locale non sia arrivata forte, fortissima all'amministrazione centrale. Uh, per Casa Pound, Calvo, beh, io avevo detto, poi naturalmente gestite voi quello che volete dire. So, uh, qui siamo andati a finire la parte più centrale, no? viale Marconi. Mm. Tornando a Valle Galeria cosa potete sì. garantire come impegno ai cittadini? Le vostre eh, no, allora, strategie? Allora, la, la prima cosa ci tenevo a puntualizzare, poi semmai al collega Veloce gli lascio il, eh, il report dell'università dove è evidente che è il quart'ultimo dei municipi in termini di benessere, non il quarto, credo che forse l'ha visto al contrario. Tra l'altro il tema della salute in questo report è, purtroppo è molto drammatico, considerate che la salute, eh, vien, eh, perché il, il parametro viene costruito sulla base di otto variabili, tra i quali quello della salute che a sua volta tiene conto delle eh, speranze di vita, delle, delle aspettative. Eh, di vita de dei cittadini, Beh, in quel settore specifico il, municipio, cioè l'ex quindicesimo municipio è l'ultimo di tutti e 20 i municipi della città. Le eh, componenti senza dubbio Malagrotta, che ricordo che Malagrotta la sospensione del 2008 fu eh, attuata da Marrazzo, poi dalle successive giunte regionali fino a quando non è stato poi di competenza anche del Comune. Ma Malagr oggi che dovrebbe finire? Malagrotta deve fare. chiudere, non ci sono discussioni, a parte che mi pare di aver letto una recentissima eh, intervista del ministro uscente del precedente governo eh, che diceva che già da metà aprile i, i rifiuti non trattati non, non arrivano più a Malagrotta, arrivano solamente i, i rifiuti trattati, ma è evidente che Malagrotta deve sparire, cioè deve chiudere. cioè bisogna che eh, alc alcuni valori diciamo, eh, di qualità della vita di cui tutti noi stiamo parlando vengono eh, messi in cima rispetto a delle scelte di, di carattere economico. Eh, ma la grotta deve chiudere, esistono anche eh, il fabbisogno che veniva... Eh, eh, diciamo, il bisogno di stoccaggio di rifiuti che veniva, eh, la cui risposta era Malagrotta, deve essere eh, assolutamente eh, diminuito attraverso una fortissima campagna per la, la differenziazione delle, eh, dei rifiuti Dezio. urbani, anche attraverso eh, un impegno del municipio ad andare dentro le case a, a istruire le persone sul, sul, sul riciclo del, del, dei rifiuti che diventano economia quando sono trattati. di economia e quindi il cittadino non deve pagare il servizio dell'anno. La fermo, ma do anche la linea alla regia, agli altri tre ospiti su questa stessa domanda dopo la pubblicità tra pochissimo restate con noi. Bentornati in diretta. Allora eravamo fermi su questa domanda, nel senso dobbiamo chiudere il giro avendo diviso in, insomma questo municipio, l'hanno spiegato ampiamente gli ospiti in vari territori diversi tra loro, allora restando sulla Valle Galeria dicevamo quali sono le vostre non ricette, ma insomma, che cosa contate di fare? Poi cosa potete garantire ai cittadini? Veloce. Ma noi sono due anni che stiamo combattendo tutti i giorni eh, per impedire che venga realizzata una nuova discarica nella Valle Galeria. Lo stiamo facendo mettendoci la faccia costantemente. Stiamo eh, proponendo che si chiuda definitivamente Malagrotta. Eh, noi crediamo mm. che uno dei problemi più grandi che abbiamo a Roma è che eh, l'assenza diciamo, di una politica dei rifiuti a livello cittadino ha impedito di far decollare la raccolta differenziata a Roma. Se si fosse fatta appunto una politica accorta noi avremmo potuto avere una percentuale di raccolta differenziata non risibile come quella attuale, ma per esempio, come è stato fatto in provincia, riuscire a far fare un passo enorme da questo punto di vista in avanti alla città e quindi riuscire a chiudere eh, Malagrotta, non aprire una nuova discarica, soprattutto non aprirla nella Valle Galeria e questa è la cosa fondamentale. Noi non possiamo più accettare che questa parte della città venga considerata la discarica industriale di Roma, quindi chiudere. Malagrotta non aprire Monti dell'Ortaccio, chiudere l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri e riqualificare completamente Malagrotta con un progetto che è già stato previsto di capping per cui al posto di quella maledetta discarica dovrà avvenire un parco, un parco pubblico in cui lo stesso privato ci debba mettere parecchi, parecchi, parecchi soldi. Quindi io spero che il prossimo sindaco finalmente si accorga che in realtà Malagrotta era il passato, è il passato e la Valle Graia può ritornare ad essere invece un volano anche di sviluppo per questo territorio perché quegli ambienti, quei territori sono meravigliosi se uno ci va, se uno li conosce e se veramente li riusciamo a valorizzare. Quindi, da questo punto di vista, io credo che noi abbiamo tutte le carte in regola. Per poter, per poter far, in qualche modo fare un passo enormemente positivo a questo territorio. Se ci mettiamo però l'impegno e la serietà in questi anni purtroppo abbiamo avuto un sindaco che ha fatto di tutto, tranne che prendere una decisione netta su questo fronte. Beh, il precedente non ha fatto di meglio però. Eh? Beh, il precedente, il precedente non ha fatto di meglio. Io posso dire. che perché, perché lo... io c'ero. So. Eh, eh, però penso che stare d'accordo con me sul fatto che avremmo assolutamente d'accordo Vi fermo. Sentiamo Marini del Movimento 5 no. Stelle. No. Benissimo. Eh, ovviamente Movimento 5 Stelle di cui sono portavoce. Eh farà di tutto per impedire l'apertura di Monti dell'Ortaccio e la chiusura di Malagrotta, questo senza se e senza ma per noi non è un punto negoziabile. E, dopodiché eh, noi abbiamo un progetto di raccolta rifiuti che eh, da sempre portiamo avanti, che è quello di rifiuti zero. Rifiuti zero non è una toppa che poi si, si rivela peggio, de peggio del buco, rifiuti zero è una strategia organica che eh, tratta il rifiuto dalla sua produzione fino a alla sua dismissione. In sostanza è una strategia ehm, estremamente proficua perché porta anche dei vantaggi economici, nel senso il, il rifiuto non diventa più una cosa da gestire a spese del cittadino, ma in realtà porta ricchezza. Faccio un esempio, una tonnellata di plastica trattata opportunamente rende 150 euro e ci sono già stabilimenti eh, in Italia e nel mondo ancora di più che guadagnano su questo e creano posti di lavoro. Naturalmente, non è una strategia che si improvvisa oggi al domani, perché bisogna innanzitutto eh, diciamo, coscientizzare i cittadini e spiegargli che è così che dobbiamo fare se vogliamo dare un, un futuro ai nostri figli. Dopodiché, bisogna cominciare con una serie di strategie. Una di queste, naturalmente, è la raccolta dei rifiuti porta a porta, che è stata già tentata a Roma a Trastevere è andata male perché è stata fatta male, ma in realtà è una cosa che funziona e che funziona ovunque, in tutto il mondo, non ci sono dubbi su questo. Dopodiché eh, ovviamente sì, parliamo anche di risanamento dell'area, successivamente quello è naturale, ovvio, perché eh, non si può lasciare eh, quel territorio in quelle condizioni veramente eh, invivibili in sostanza, perché poi non c'è solo la discarica lì, non ci dimentichiamo, che c'è pure eh, un inceneritore che vorrebbero attivare e c'è pure una raffineria in sostanza, quindi è una serie di situazioni intrecciate che... Eh, Creano problemi di salute, non problemi soltanto di qualità della vita. È diverso, dobbiamo capire questa differenza. Un conto è la qualità della vita, che è importantissimo, ovviamente. Un'altra cosa sono i problemi di salute pubblica: Bene. quelli vanno affrontati in maniera decisa. Bene, eh, chiudiamo il giro con De Luca. Io, ovviamente, non posso non ribadire eh, ed evidenziare la mancanza delle istituzioni su questo tema dei rifiuti nel territorio del municipio 11 ex 15. Eh, troppo spesso è accaduto quello che è accaduto per un semplice fatto: perché la gestione e la protesta e comunque la sfida per far cessare quel, eh, quel sanguinamento di, di quella terra è stata lasciata sempre ed esclusivamente in mano ai. Comitati organizzati e il dramma ancora maggiore è che un comitato si riferisce alla destra, uno alla sinistra, l'altro al centro e non si sono mai trovati d'accordo. È mancata la guida del territorio da parte di chi era il primo cittadino e che quindi doveva eh, portare avanti la protesta in prima fila. Non c'è mai stato questo purtroppo. Allora, Asso. Chiedo scusa, no, bisogna riconoscerlo questo non, perché se le istituzioni non che governano un territorio non si mettono in prima fila di fronte a un tema così importante come quello di Malagrotta, che lì c'è un ambiente veramente eh, malsano eh, che mette paura, insomma dopo 30 anni di Malagrotta, di Porfina, quindi la raffineria. Eh, inceneritori di rifiuti tossici ospedalieri e quant'altro con le cave abusive e non camion che viaggiano tutti i giorni allora se non c'è una presa di posizione forte da parte di chi governa che si fa sentire, che protesta i cittadini non hanno spazio per, per andare oltre allora io dico anche un'altra cosa oltre a questo e mi auguro che domani finiscano questi comitati di quartiere uno eh, diverso dall'altro ma che ci sia un unico comitato di quartiere con in testa il prossimo Presidente del Municipio 11x15 ma in ultimo eh, io credo che il Comune di Roma sia ora ormai che applichi quel famoso decentramento della delibera numero 10 del 1990. Per ora tanto non c'è, quindi la fermo no, sul tempo perché sono due minuti. Ma se noi poi ci perdiamo in qualcosa che comunque eh no, no, stiamo non stiamo facendo. Era inerente alla la questione. Alla eh certo, no. veloce: 30 permette, secondi, no, poi mi, mi li rileviamo nel prossimo cioè, giro. Qui siamo al paradosso: cioè, noi ce la prendiamo con le istituzioni locali che non hanno competenze, non hanno poteri su, questi, su queste questioni e che dovrebbero protestare di più e non ce la prendiamo invece con le istituzioni che hanno poteri e hanno competenze e non hanno fatto nulla di quello che era di loro competenza allora noi dobbiamo protestare di più noi abbiamo avuto noi abbiamo avuto. siete stati molto clementi con avuto, la regione mi pare, no? siete molto concentrati sul comune un presidente di le municipio richiamoli. insieme a un presidente della dobbiamo provincia tutti per, essere, per essere obiettivi no, però no, dobbiamo rincarne tutti perché dire, non è che la provincia non ha competenze la o la regione non ha competenze su questa questione e non è neanche possibile immaginare e guarda, Alemanno si è schierato contro Monti e Rortaccio in modo chiaro. Ma è neanche possibile eh, immaginare e ma... non dire che si arriva a questo punto, perché sono 15 anni che, che la classe no, dirigente ma... non si assume la responsabilità di una decisione Ma, ed è per fino a farsi commissariato. Francesco, però Francesco, dai, scusami questa eh. è la verità Francesco, questo è vero è questo, eh, chi è, chi è e questo è, è vero deve difendere il ora, ora, no, diciamo eh. che, ora diciamo che non puoi imputare Ehi, a me che no, io 15 ti, non ho 15 anni 20 anni ti. anzi sono, sono, felice, dire, sono felice che siamo tutti d'accordo no, su questa ti cosa voglio dire però che noi non possiamo, non possiamo non dimenticarci quello che è stato fatto in questi anni dai presidenti del municipio 15 del municipio 16 e da Nicola Zingaretti e non è soltanto protesta perché Nicola Zingaretti è dimostrato. Scusami, le aree le indica la provincia fare, secondo la le legge. le aree. Vi, devo Vi devo bloccare se no facciamo un'altra trasmissione. Tenenzo. Comunque per carità non è che siamo così uh, ferri. Però no, adesso ci fermiamo, diamo magari anche più spazio a quest'altra ala. Prima avete parlato di un altro tema: i tanti insediamenti che insomma siamo ben al corrente di quanti siano lungo il Tevere, ma insomma nell'asse della Roma Fiumicino. Allora, si diceva, gli sgomberi non pagano, i cittadini però si lamentano. Lei che farebbe, eh, Calvo? Allora, questo è un tema molto importante, no? Perché impatta sul territorio in particolare della Magliana e rispettivamente del Trullo in modo eh, molto importante. Gli sgomberi vanno fatti senza nessun dubbio. Qui, eh, secondo me, si deve cambiare un po' il, il rapporto con questo, con questo argomento. Intanto... Eh, concordo col dire lo sgombero ha senso se immediatamente l'aria viene appresidiata, riqualificata, 3c eh, utilizzata Usata. a, a fini, insomma, ho mischiato lettere e numeri, eh, utilizzata ai fini per cui eh, si vuole destinare. Quindi eh, istituire un parco del Tevere Sud a mio avviso è assolutamente mm. necessario, riportare la, la, cioè, far sì che la pista ciclabile sia completamente libera eh, accessibile, sicura, quindi eh, istituire dei centri eh, delle colonnine SOS lungo tutta la, la pista ciclabile, eh, fare in modo, ma anche questo impatta adesso residualmente anche sulla politica dei rifiuti, cioè nel momento in cui si fa politica di, eh, dei rifiuti differenziati eh, si avrà meno quell'orribile icona del degrado urbano. del del, dello zingaro che ero vista nel, nell'immondizia che la sparge, costringendo poi i ragazzi dell'AMA a fare un extra lavoro per raccogliere eh, l'immagine peggiore del decoro urbano, eh, del degrado urbano che vi, si vive fino a, a Portuense, perché risale fino a Villa Bonelli. Eh, quindi eh, la eh, comunità Rom Vuole eh, giusto eh, tentare eh, di integrarla. Sta a loro integrarsi, sta a loro obbligarli alla scolarizzazione. Chi non si, chi non si scolarizza, eh, i campi rom vanno portati fuori dal cordonulare senza nessun dubbio. Bene. La fermo eh, di nuovo. Okay. L'ho fatto recuperare dei, dei secondi. De Luca, eh, sgomberi, non sgomberi. Mh, poi insomma, Andiamo vediamo no? suo... che si spostano. <coughs> e Siamo sempre lì. Invece, si può fare qualcosa? Abbiamo vissuto prima l'esperienza eh, di Veltroni, Rutelli, dei sgomberi che non sono serviti a nulla, li, li abbiamo criticati e così allo stesso modo abbiamo criticato la politica degli sgomberi di Alemanno, perché la politica dello sgombero è soltanto una spesa inutile dell'amministrazione pubblica, quindi dei cittadini, perché sappiamo tutti che se vengono spostati da un'area, dopo eh, 30 minuti li ritroviamo sistemati in un'altra area accanto, adiacente o quant'altro comunque nel territorio. Allora quando si fa la politica degli sgomberi deve essere associata obbligatoriamente una politica di sistemazione di chi sgomberi, cioè se li sgomberi gli devi dare anche un'opportunità, gli devi dare anche un luogo fisico dove sistemarli, altrimenti lo sgombero fino a se stesso non serve a nulla. Allora questa è una politica sicuramente complicata che non, non è facile da risolvere perché eh, mandarli a casa non si può sgomberarli senza trovare una sistemazione non è il caso allora se veramente si vuole affrontare e risolvere questo problema mettiamoci in testa che o si riesce a mandarli via quelli che devono andare via perché delinquono e quant'altro ma quelli che non possono essere mandati via che devono restare nel territorio bisogna trovare e mettere una sistemazione campi Roma, quant'altro è possibile grazie in un minuto anche smedile su questo ma io eh... Quest'idea della mia città che, che vale anche per l'undicesimo municipio, eh, di un posto terribile, brutto, dove, dove c'è solo dolore, sofferenza, dove non c'è identità, io la, voglio, io la voglio veramente smantellare. Eh, Roma è una città che ha accolto e che accoglie tantissimo, è evidente. E che alcune forme di repressione nei confronti di alcuni insediamenti, ne ho visto uno l'altro giorno dietro un canneto, sono assolutamente necessarie. Attenzione perché molte di queste persone sono cittadini italiani, quindi questa logica di cacciare gli stranieri non, non mi sembra molto, molto adeguata, non risolve il problema. No, non risolve il problema, tra l'altro. Abbiamo fatto 30.000 espulsioni, 30.000 interventi a Roma in questi cinque anni, tutti di diritto, perché io credo che nessuno possa dire che Roma deve accogliere chi delinque, eh, che non debba compiere la sua battaglia contro la prostituzione in strada, per esempio, un fenomeno molto presente. Eh, volevo arrivare anche lì, territorio. però allora vi devo limitare ancora la sintesi maggiore. Però accogliere e riusare i luoghi, cioè cambiare il volto della città, qualità della vita significa anche qualità della vita dal punto di vista ambientale. Eh. La bellezza, l'uso del territorio produce, porta con, sé, porta con sé la soluzione di certi problemi. Grazie. Eh, Marini. Allora, sì, eh, innanzitutto è un problema che conosco benissimo, dato che io abito a, alla Muratella, dove eh, gli insediamenti abusivi ci sono, ci sono anche le discariche abusive, insomma, non manca niente. E ovviamente trovare una soluzione per un problema così complesso che coinvolge delle persone, anche dei minori estremamente complesso e delicato naturalmente nemmeno si può andare avanti così, ora quello che è stato fatto fino ad oggi mi sembra che è stato soprattutto ignorare il problema nessun politico si vuole bruciare tra virgolette prendendolo prendendo il, il toro per le corna e, ovviamente non si può usare brutalità e tuttavia non è neanche possibile accettare la situazione che c'è adesso dove nel quindicesimo municipio e non in tutti i municipi ma solo in alcuni ci sono questi insediamenti abusivi che sono delle bidonville come le dicevo io ho viaggiato tanto ma queste cose non le ho mai viste nei paesi europei che noi consideriamo virtuosi le ho viste sempre altrove ora, da cosa deriva questo? innanzitutto dall'abbandono dell'incuria del territorio il nostro territorio non è presidiato e, questo, e non, è, non viene fatta diciamo tra virgolette la manutenzione non viene curato Dico, questo favorisce gli insediamenti abusivi poi che siano zingare di un altro tipo Cambia poco in realtà. Presidio, quindi più presidio di. più presidio di sulla chi, zona. di, chi, di forze dell'ordine. Di... ma anche la manutenzione, cioè eh, chi si deve occupare di mantenere il verde pubblico mm. in condizioni di decenza lo deve fare. Eh, vorrei chiedervi infatti poi un'ultima cosa su questo. Ecco. Veloce, un minuto la no, prego. volevo, dire, so. volevo concludere. Sì, se posso. Sì, sì, prego. Okay, prego. Grazie. E, e poi e, il punto è questo: secondo me, una possibile soluzione potrebbe essere quella di non lasciare che tutte queste persone si concentrassero, diciamo autonomamente, anche se di nascosto, perché questo fa comodo a qualcuno che si nascondano sotto un ponte, eccetera, ma che si possano, diciamo così, eh, mh, che si, li si possa far vivere in villaggi non giganteschi ma più piccoli e quindi più controllabili e dove diciamo loro stessi possano trovare una dimensione più umana. Grazie, prego. Veloce. Ma guardate, io dico due dati così ci chiariamo subito. Allora... Un dato di carattere generale, 30 milioni di euro spesi in questi 5 anni per affrontare la questione nomadi a Roma da parte di Alemanno. E quindi chiariamoci sul fatto se diciamo, questi 30 milioni siano stati spesi bene o male. Il secondo dato è che nel nostro municipio eh, il sindaco Alemanno ha portato circa 500 persone dopo aver sgomberato il campo Casilino. Eh, casilino. Quindi ecco, diciamo, questi sono due dati su quello che ha fatto il nostro sindaco in questo municipio. Noi abbiamo fatto qualcosa di diverso nel passato, noi abbiamo cercato di includere il più possibile la comunità Rom attraverso ad esempio il campo di Candoni che adesso è veramente un ghetto assurdo perché sono stati portati appunto 500 persone in più, non è stato dimensionato, non è stato aggiornato il dimensionamento a livello fenariano, a livello dell'illuminazione, quindi è una situazione vergognosa. Cosa fare? È del tutto evidente che questi sgomberi finti, cioè in cui io ti prendo, ti caccio, ti dico vai un pochino più là, non servono a nulla. Noi dobbiamo trattare la questione Rom come si trattano le questioni di carattere emergenziale. Sono dei cittadini queste persone? Sono degli esseri umani? Perfetto, le persone che delinquono vanno colpite, vanno colpite senza alcun tipo di remora. Le persone che invece si vogliono includere, che portano i bambini a scuola, che vogliono eh, lavorare per bene, devono essere aiutate. Perché soltanto se noi distinguiamo chi delinque da chi non delinque, noi rafforziamo le persone per bene e le persone per bene, se sono rafforzate, se sono aiutate, possono anche mettere all'angolo le persone che invece delinquono. Questo in faccio... questi anni non è stato fatto. Bene, vi faccio un'ultima domanda prima poi del giro finale che vi lascio come appello insomma ai cittadini, una domanda che cercherò di fare a tutti i candidati presidenti in tutti i municipi perché il tema è di tutti. Anzi, ne unisco due, gestione delle aree verdi e eh, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi. Però vi chiedo, premettendo insomma, un po' di concretezza no? in più anche se possibile, premettendo che tanto le risorse sono poche, quelle che arrivano ai municipi sono pochissime, avete qualche idea originale se vogliamo insomma, per la gestione per esempio delle aree verdi, ecco, dei giardini, dei, delle zone insomma, che le famiglie vorrebbero vivere e anche sulla... Eh, sì, insomma, si dice le buche, no? ma insomma, in generale significa eh, veramente la manutenzione di, delle nostre strade. C'è qualcosa che potete eh, impegnarvi a dire insomma, ai cittadini? Andremo a cercare magari le risorse in questo modo oppure cercheremo, non lo so, insomma, privati, cercheremo i cittadini di responsabilizzarli. Eh, riparto da Marini. Allora, eh, beh, per quanto riguarda noi del Movimento 5 Stelle eh, non vediamo il problema della manutenzione delle, delle strade slegato da quello della mobilità sostenibile. Allora, Roma è una città che ha eh, un, una sua diciamo, eh, naturale eh, incompatibilità con un grande numero e anche un'incompatibilità architettonica e storica con un grande numero di automobili. Roma è una città che è stata costruita... 2.700 e oltre anni fa non si pensava certamente a una, a una città piena di automobili, eccetera, eccetera. Il nostro, quindi, ehm, eh, diciamo, continuare ad allargare strade o a rifarle non ci porterà molto lontano. Secondo me bisogna proprio ripensare un po' tutta la viabilità. E che potrebbe fare come Presidente di Municipio? Come Presidente di Municipio, eh beh, innanzitutto... Ovviamente dove c'è da mettere le mani facendo dei lavori vanno fatti perché comunque la situazione oggi è questa e con questa ci dobbiamo confrontare. Per esempio c'è il famoso ponticello di Via Baffi che tutto, tutto il quartiere vorrebbe raddoppiato. Certamente è una cosa... Che si può fare perché è un budello e quindi non può stare così. E per altre cose direi che un, un errore che è stato fatto in passato, secondo me, sono le gare a ribasso, perché non portano la qualità e quindi sono risparmi finti. Il risparmio vero viene quando si investe nella qualità delle cose e questo direi che potrebbe essere un buon punto. Poi se volete... Grazie. Perfetto, Scusate, grazie. ma siamo quasi agli sgoccioli già. E chiedo la stessa cosa a veloccia, c'è qualcosa di. Io dico anche originale, no? che si può pensare no, oppure no? Guardi, eh, intanto. Perché su, sennò siamo. Lei lo sa meglio di me, no? siamo su, su quello di... che il comune Roma Capitale decide di affidare, magari dai dipartimenti che poi determinano i lavori più importanti. Eh, io, diciamo che da questo punto di vista una, una critica ce l'ho, nel senso che un tempo la manutenzione stradale veniva affidata per la maggior parte dei casi, ai municipi, che sono quelle istituzioni, se no le no aboliamo, che sono le istituzioni che dovrebbero stare sul territorio e conoscere quali sono le emergenze. A un certo punto, anche qui, il nostro sindaco ha deciso di avvocare a sé anche la maggior parte insomma, della, della gestione della manutenzione stradale. Però i soldi sono pochi, però intanto eh, noi possiamo inventarci qualche cosa, per esempio sulle aree verdi. E noi l'abbiamo già fatto, ci sono centinaia di persone nel nostro municipio che chiedono di poter darci una mano a gestire le aree verdi. Lo abbiamo fatto per esempio alla Magliana con delle associazioni che oggi curano le aiuole della Magliana. Lo abbiamo fatto attraverso anche delle sponsorizzazioni, cioè stiamo cercando in qualche modo di eh, fare le nozze appunto con, con i fighi secchi, però è del tutto evidente che è difficilissimo. Grazie, grazie. Allora per Casa Pound, no, meno ti... di un minuto su o questo, ti... così io utilizzo vi questo minuto per affrontare il tema del sociale che a noi interessa. Bene, allora okay? parli di eh, questo: noi eh, la sofferenza del, de, della gente di questo municipio è, è importante, proponiamo alcuni, eh, abbiamo alcune proposte tipo la tessera del residente per il. Nuclei familiari a basso reddito residenti che eh, dà diritto a uno sconto dedicato presso le maggiori attività commerciali, convenzioni nei principali supermercati per l'acquisto di pane e frutta dopo le 19, che altrimenti andrebbe eh, poi in esubero, sprecato in esubero alimentare. Eh, il, la creazione di mercati dell'artigianato, eh, del piccolo artigianato a Via Fratini piuttosto che a Via del Trullo, cioè organizzare eh, de, dei momenti in cui l'economia può essere rimessa in moto: eh, il sostegno all'agricoltura a chilometro zero, eh, la creazione anche di orti scolastici, cioè eh, riportare eh, alcuni temi all'interno de, del rapporto tra cittadino e territorio. Il mio minuto è passato? Guardi qua, eh, c'ho cioè il cronometro davanti allora, non baro, eh. smedile Allora io do un consiglio a tutti i, eh, i colleghi in, in modo particolare al collega che probabilmente ci affronteremo nel ballottaggio per come dicono i sondaggi io vi consiglio di leggere il nuovo statuto di Roma Capitale che ho scritto io e che è stato votato perché ho l'impressione che altrimenti eh, continuiamo a dire delle cose, il verde municipale è passato completamente risorse comprese ai municipi, da, da questo nuovo mandato. È passato risorse comprese ai municipi. Sto parlando del progresso. Sto è passato. È passata una cosa importantissima sì, sì. Sì. rispetto alla manutenzione, alla piccola manutenzione, perché è chiaro che la grande manutenzione. Certo. È passata una norma che consente ai municipi di usare liberamente tutto quello che recupereranno in termini di evasione e di elusione fiscale sul territorio e sono situazioni grandi, di grandissimo recupero di equità sociale perché non è giusto che le tasse continuino a pagarli soltanto chi non evade e la, la tariffazione locale un, un, un fatto serissimo quindi qualche strumento in più rispetto al passato c'è è evidente che c'è assolutamente bisogno anche Andrea di tanta educazione civica è evidente che chiunque faccia l'amministratore nei prossimi anni deve puntare alla comunità e alla pace sociale, non allo scontro, perché le buche non sono né di destra né di sinistra, sono un problema da risolvere concretamente ed è evidente che chiunque farà il presidente di questo municipio deve chiedere l'aiuto di tutti i cittadini dell11 grazie Smedile allora siccome abbiamo sforato però vi faccio fare l'ultimo giro a De Luca gli do insomma 30 secondi agli altri proprio un flash per rivolgersi ai cittadini del territorio ai romani bene credo di trovarmi perfettamente d'accordo sulla riqualificazione dell'ambiente credo che il presidente prossimo del municipio 11x15 ha il dovere di istituire un rapporto costante, continuativo e istituzionale con tutte le realtà territoriali, comitati di quartieri, associazioni di commercianti e quant'altro, perché il territorio del municipio 11 deve essere completamente ridisegnato, ridisegnato con il verde curato, con eh, il decoro urbano eh, dove non ci sono più eh, scritte o cacche di cane dappertutto. Eh, eh, sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini, come diceva Veloccia eh, eh, è importante perché i cittadini, moltissimi cittadini hanno voglia di partecipare e di rendersi utili quindi quello che non è mai accaduto in questo territorio dovrà accadere per la prossima consigliatura ma in ultimo vorrei fare un appunto in ultimo, fatto... in un, ultimo ultimo, un appunto per quanto riguarda eh, la convenzione con il privato che mette la pubblicità e io ti invito ad andare a controllare quella perché una aiuola è curata, 15 non curata. Addirittura a Ponte Pontecalera c'è okay. il brecciolino. Scusate. Proprio scusate perché siamo veramente oltre. Un appello proprio 5-10 secondi. Chiedo di votare casa Pound, chiedo di Casa Pound a chi è stanco di, di aspettare, chi vuole, non vuole più girare, voltare lo sguardo altrove, eh, a chi pensa che la politica non sia banchettare a ostriche e champagne nel Salone delle Feste, né di avere... Eh, la tessera di tribuna d'onore allo stadio, ma eh, chi crede che la politica sia a servizio in un privilegio? Ecco. Grazie, Calvo. Grazie Calvo. Marini, più rapidi? Allora, io sarò rapidissimo, il mio non è un invito a fare questo o quell'altro, è un invito a partecipare, io chiedo ai cittadini partecipazione, eh, i cittadini si devono attivare, se continuiamo a delegare quello che vorremmo, i nostri desideri a, ad altri, a, ai partiti che sono così lontani da noi, non andiamo da nessuna parte. Eh, Gandhi ha detto una frase bellissima, sii sì tu il cambiamento che desideri. Quindi impegniamoci in prima persona, noi abbiamo fatto un programma, lo abbiamo fatto insieme ai cittadini e alle associazioni. Io sono un cittadino come gli altri, non valgo, sono il portavoce del Movimento 5 Stelle del XV Municipio, ma valgo uno come Grazie. tutti gli altri. Grazie, veloce. Ma io eh, voglio aprire una nuova stagione in questo municipio dopo 18 anni di governo di centrosinistra io chiedo la fiducia per aprire una nuova stagione, una nuova stagione nel municipio e una nuova stagione a Roma, a Roma archiviando eh, la parentesi di, Aleman, di Alemanno nel municipio investendo anche sulla nuova classe dirigente, assolutamente sì perché io credo che oggi sia venuto il momento di credere in una nuova classe dirigente. gente, deve smettere di lamentarsi e deve impegnarsi. Grazie, proprio un flash smedile, è rimasto questo, poi avremo occasione insomma con tutti voi no, elezioni eh... o meno di confrontarci magari in altre trasmissioni. Spero, spero che i cittadini non ci regalino Marino, voglio fare una proposta invece dell'appello, eh, sarebbe molto bello se chi vince le elezioni concedesse proprio perché i problemi vanno affrontati insieme, per esempio la presidenza dell'assemblea all'opposizione. A me questo piacerebbe che, accade, che accadesse in, in tutti i municipi di Roma. Io sono pronto a farlo e vedremo nei prossimi giorni se tutti quanti i candidati sono pronti davvero alla collaborazione senza colore sui problemi. Bene, grazie a tutti, grazie a tutti. Dobbiamo chiudere qua, ci vediamo presto con altre sfide nei municipi e vi auguriamo naturalmente un buon fine settimana. Arrivederci.